Buonasera ai nostri ascoltatori e bentrovati a questo appuntamento con Botta e Risposta. Siamo ormai alla vigilia dell'apertura di questa 144esima edizione del Carnevale di Viareggio e molte delle manifestazioni collaterali si svolgono in queste ore o nelle prossime ore. In primis il Festival di Burlamacco, che è in corso di svolgimento contemporaneamente a questa trasmissione. Però partirà anche Canzonissima di Carnevale, avremo il rappresentante della compagnia Carneval d'Arsena Show, perché quest'anno porteranno il loro spettacolo al Teatro Caruso di Forte dei Marmi, e con Alessandro Santini, con Stefano Nari parleremo invece dell'apertura di questa edizione del Carnevale. I nostri ospiti ve li presento subito: Luca Bonuccelli per il Festival di Burlamacco, accanto a lui Alessandro Santini, che ci parlerà di Canzonissima di Carnevale. Buonasera a voi. Stefano Nari per l'apertura di questa edizione, che cosa si farà, quali saranno le feste più importanti, e buonasera. Brunello Barzottelli del Carneval d'Arsena Show, che è buonasera. L'autore e il regista dello spettacolo che andrà in scena quest'anno, ovvero il 4 di marzo prossimo all'Auditorium Caruso di Torre del Lago, che si intitola Alla Via Regina, fra Chiappallo, Pelallo e Cocello. Questo è il titolo della canzonetta. Allora, Luca, so che hai addirittura abbandonato i tuoi sul palco del Politeama per essere qui. Sì, ho bloccato un attimo lo spettacolo. Gli ho detto, ci vuole andare un attimo dal Mazzolini, vengo, faccio due chiacchiere e poi ritorno. Quindi sono tutti lì che mi aspettano. Alessandro, te invece hai lasciato i clienti con le ultime portate. Hai detto, scusate. No. Anch'io devo correre perché sono in prima fila al Festival di Burlamacco, quindi tra poco andiamo via e seguiamo il festival. Stefano Nari, te devi andare da qualche parte? No, al Festival di Burlamacco. Anche te. Stasera è l'evento, diciamo, una trasmissione che veloce. Catalizza l'attenzione di avete di tutta tutti fuori. Sì. Quindi sarete molto sintetici, ma soprattutto pratici. Brunello, te dove devi andare? Al Festival di Burlamacco. Allora, potevo farla là a questo punto la trasmissione. L'avrei trovato tutti quanti là. Invece c'è chi ci sta aspettando che gli dia la linea alla cittadella del Carnevale, che è il nostro Andrea Mazzi. Anzi, voglio ringraziare l'ufficio stampa della Fondazione Carnevale per averci messo a disposizione appunto Andrea Mazzi, che nonostante sia sera avanzata è al lavoro con i maestri della cartapesta, che sono super impegnati per le rifiniture. Andrea, a te la linea. Grazie Massimo, prendo la linea dalla cittadella del Carnevale per raccontarvi quello che sta succedendo. Praticamente ci troviamo in un hangar, nell'hangar condiviso da Jacopo Allegrucci e Luciano Tomei, due costruttori di seconda categoria. Un carro di seconda in questo momento è fuori, poi lo vedremo nei prossimi collegamenti, mentre nell'altro si continua a lavorare per completare i particolari, per rendere al massimo la costruzione già al primo corso. Ed eccolo Luciano Tomei impegnato in una saldatura, giusto? Sì, sto preparando un telaio per gli alberi dietro che servirà da copertura per la parte che del traliccio, diciamo così, ecco. Ormai siamo alle battute finali di questa costruzione. Sì, siamo a me dispiace quando arrivo alla fine, perché la parte del lavoro è quella che mi interessa di più. Mi ricordo un'intervista, la rilasciò il tuo collega Giovanni Maggini per un libro, in cui disse queste parole: praticamente quando si finisce la costruzione di un carro finisce il carnevale. Secondo lui è così per te? Sì, anche per me, vabbè, il corso è una bella cosa e tutto, però c'è già la malinconia di aver finito. Poi quando viene la cittadella i giorni dopo è un deserto, qui non c'è nessuno, ti dà un aspetto un po' triste, ecco. E quindi da una parte mi dispiace, dall'altra non vedo l'ora di vedere come funzioneranno il mio carro e gli altri carri, insomma, al di là di quello che poi sarà. Sei uscito per fare delle prove dei movimenti? No, perché è un lavoro che comporta, o hai proprio finito il carro allora lo puoi uscire, ma se no, se hai della roba appesa non lo puoi fare. Sei soddisfatto della tua costruzione? Io penso di sì, rispetto al bozzetto e a quello che volevo dire mi ha soddisfatto. Tu è un carro che tratta un tema particolare, un tema che ricorda San Francesco, la storia di San Francesco. Certo, è proprio una celebrazione, chiaramente nel carnevale ho dovuto tirar fuori un aspetto anche psicologico, però la realtà proprio del carro è quella, è la vicenda di San Francesco e il lupo di Gubbio. È un messaggio di pace sostanzialmente, perché un lupo cattivo che ritorna ad essere buono
è un messaggio distensivo verso tutti i lupi cattivi. Noi siamo pronti a condannarli. In realtà c'erano qualcosa di buono all'interno della loro anima, ecco. È un po' anche il messaggio di Papa Francesco. Ci sono con te una leva nuova, per esempio Davis Serra con Allegrucci, lavora Michelangelo Francesconi. C'è il futuro nel Carnevale con queste nuove leve? Io credo di sì. Ci sono nelle maschere isolate, nelle mascherate in gruppo, dei giovani, secondo me, capaci. Tutto sta che la Fondazione guardi non tanto il premio quanto la persona, per quanto riguarda loro, perché sono in tanti e quindi sulla scia di giurie magari un po' che premiano velocemente si può anche, però dovrebbero, secondo il mio parere di vecchio, fare più attenzione alla persona, a chi hanno davanti, ecco. Cosa manca dunque a completare il tuo carro? Cosa ti manca ancora? Ma praticamente deve asciugare la parte anteriore che tappa tutti i tralicci e quindi poi essere colorate e poi queste rifiniture. E manca di tirare su quella grotta, la parte lato mare di ora, che poi sarà il lato opposto di quando saremo passeggiati. E grazie ad Andrea Mazzi, abbiamo interrotto per ora questo primo collegamento, ma lo sentiremo ancora nel corso della giornata. 144esima edizione del Carnevale di Viareggio, 9 costruzioni di prima categoria, 4 di seconda, 9 sono le mascherate di gruppo e 15 quest'anno le maschere isolate. Come ci ricordava Andrea Mazzi, Stefano, avete puntato molto quest'anno come fondazione sulle giovani leve del Carnevale. Sì, abbiamo cercato di valorizzare appunto queste promesse, perché chiaramente il futuro, il Carnevale, per poter andare avanti ha bisogno di anche un ricambio, quindi penso che la linea sia quella giusta e i risultati si stanno vedendo. Alessandro, come ex presidente e soprattutto grandissimo appassionato di Carnevale, tutto si può dire tranne che non sia un amore senza fine il tuo con Burlamacco e con la manifestazione nel suo insieme. Pensi che sia un buon investimento quello di puntare su giovani che possano garantire un futuro? Beh, è l'idea vincente di questa fondazione, puntare tantissimo su le mascherate isolate, puntare quindi anche sulla visibilità che possono avere nelle sfilate extra, nella possibilità di far conoscere il più possibile anche fuori da quello che è la competizione, perché il turista che viene si diverte moltissimo a girare intorno alle maschere, toccare la cartapesta e quindi avere questa sensazione dell'artigianale. E questa è una precipuità che ha solo il Carnevale di Viareggio. L'importanza di questa fondazione nel fare questa scelta sta proprio nel dar coraggio ai giovani: venite, perché la scuola è ancora aperta, non si chiude solo per la prima e la seconda categoria, non è impossibile accedere alle categorie superiori, quindi l'Olimpo è raggiungibile anche da chi ha voglia. E la cosa interessante è vedere che negli ultimi 10 anni si sono anche avvicinati tanti ragazzi che non sono solo di Viareggio, quindi certo, l'amore del Carnevale di Viareggio ha sconfinato. Certo. Brunello Barzottelli del Carneval d'Arsena Show, questa è la locandina del loro spettacolo, abbiamo detto fra Chiappallo, Pelallo e Coscello. Lo spettacolo andrà in scena dopo Carnevale. Perché questa scelta, Brunello? Perché la prima data che era stata fissata è uscito fuori che praticamente era l'ultima sera del corso, cioè sarebbe la serata del Carnevale. Sarebbe stato un errore. Sarebbe stato un errore. E allora la data utile più vicina era quella del 4 marzo a Torre del Lago. Tra l'altro quest'anno, Brunello, dimmi, scusami. Ti dicevo, mentre lo scorso anno faceste uno spettacolo a sketch, quest'anno no, è una commedia a filo continuato. Sì, una commedia. L'anno scorso le scenette, gli sketch, c'era voglia di fare una commedia, di riproporre quella che una volta era la canzonetta tradizionale. Esatto. Il Viareggino Schietto. Il Viareggino Schietto. Siamo andati a ricercare anche cose di Viareggio, che citazioni, modi di dire, frasi che ci stiamo dimenticando, che non adoperiamo più, che però, sentite, sono attualissime. Dal titolo stesso, fra Chiappallo, Pelallo e Coscello,
e questo non può che farci, esatto, e questo non può che farci immensamente piacere. Scusa, prima di passare a Luca Bonuccelli, ma Gambe di Merlo che fine ha fatto a questo punto? Mi ha tirato il collo. Ne parlo con piacere, anche perché appunto... No, allora aspetta, ne parliamo un attimo dopo, perché i 2 minuti terminali di questo mio blocco li voglio dedicare a Luca. Allora, io se la facevo al Politeama... No, perché io c'ho tornare al teatro. Ma ora aspetti ancora un quarto d'ora con noi. Tanto gli ho detto... Aspetta. falli aspettare, che quando la gente si fa aspettare, come hai fatto del resto con noi, è anche più gradito poi l'arrivo. Sto scherzando naturalmente, Luca. Allora, un successo perché è tutto esaurito. Tutto esaurito, è stato un altro anno, un altro grande successo. Questo ci fa piacere perché vuol dire che c'è tanto interesse intorno alla musica di carnevale, c'è tanto interesse dietro al Festival di Burlamacco. Anche quest'anno tanti autori si sono operati, si sono messi al lavoro per arricchire il grande patrimonio che è quello della musica del carnevale di Viareggio. Patrimonio che dobbiamo preservare, che dobbiamo soprattutto conservare e far conoscere. Io porto l'esempio, ora visto che ho Alessandro accanto, anche in questi giorni c'è un gruppo che è nato anche su Facebook di Carnevali d'Italia. Carnevali d'Italia che raggruppa un po' tutti i carnevalari d'Italia, no? Comunque tutte le persone che seguono Chida Sciacca, Viareggio, Cento, Venezia, insomma tutti Putina. I carnevali. E la cosa bella è il vedere anche le altre persone, gli altri carnevalari che apprezzano tantissimo il nostro patrimonio musicale, addirittura tanti carristi di altri carnevali che utilizzano le nostre canzoni proprio perché le ritengono identificative del carnevale. Ti porto l'esempio più eclatante di Come un Coriandolo, no? Che ormai Come un Coriandolo è diventato proprio un inno del carnevale in generale, ma non solo del carnevale di Viareggio, perché in tanti altri carnevali le ascoltano e le cantano. Quindi noi col Festival del Burlamacco cerchiamo di portare avanti questo patrimonio, soprattutto di invogliare le nuove generazioni a scrivere nuove canzoni, certo, di carnevale. Ricordiamo che Come un Coriandolo, scritta da un carissimo amico, Gianluca Cucchiara, è diventata un po' la canzone di tutti i tempi della storia del carnevale. La canzone del secolo. Facciamo un breve stacco pubblicitario e poi dopo con i nostri ospiti continueremo a parlare di argomenti inerenti naturalmente le varie manifestazioni collaterali e l'apertura di domani l'altro sabato. Eccoci di nuovo in diretta, la nostra trasmissione di stasera è dedicata all'apertura del carnevale, ormai siamo alla vigilia della manifestazione e alle manifestazioni collaterali che richiamano sempre il pubblico delle grandi occasioni. Stefano Naria, avevamo parlato di Gambe di Merlo e ironicamente Alessandro aveva detto gli hanno tirato il collo, perché ti avevo chiesto che fine ha fatto. No, è vivo e vegeto, io ho notizie perché ora diciamo il percorso che avevo iniziato e fatto io col carnevale di Torre del Lago viene portato avanti dalla Proloco di Torre del Lago coordinata da Alberto Pardini, quindi faranno un solo giorno di festa sabato 11 al foyer del Grande Teatro Puccini e quindi diciamo che un veglione bevi va avanti, sì, potrebbe sì. essere una bella un idea bevi di pomeriggio e tutto dedicato ai bambini e alle scuole. Brunello, che cosa si racconta nello spettacolo che presenterete quest'anno? Intanto volevo dire che ho scritto io la commedia c'è una collaborazione di Luca Cantalupi e Simone Remedi che gli hanno dato quel tocco di viareggianità in più rispetto magari a Caravaggio che avevo fatto io. E è una storia dei giorni nostri, di famiglia di Viareggio, due famiglie di Viareggio a contrasto, addirittura andremo... Strano, perché di solito a Viareggio si va sempre d'accordo. E andremo fino a Londra, per poi tornare a Viareggio con una nobile di Buckingham Palace, sfumature sulle canzoni dei Beatles riadattate alla satira viareggina, molto divertente. Io invito tutti a venire a vedere perché è veramente divertente. Esatto.
Luca, allora, quante sono le canzoni in concorso? Ricordiamo che la manifestazione è concomitante alla nostra trasmissione e quindi soltanto domani avremo la certezza di comunicare il nome della canzone vincitrice. Allora, quante sono le canzoni? Sono 11 canzoni in concorso, presentate e selezionate da una rosa di 15 proposte che ci sono arrivate quest'anno. Sono tutte 11 canzoni molto molto orecchiabili, dai temi più disparati e soprattutto anche dalle melodie più disparate. Si respira l'atmosfera del carnevale nelle melodie, nella musica, sì, nelle parole. Sì. Poi ovviamente ognuno sta anche all'autore, no? Buttarsi su un tema musicale anziché un altro. Magari c'è quello più classico che va più sulla marcetta, invece quello che osa di più e va su sonorità diverse, no? Anche più attuali. Insomma, diciamo che ce n'è per tutti i gusti. Tra Io tra l'altro sabato scorso sono stato invitato allo Sprocco a Pietrasanta, lo Sprocco e la Scartocciata, 4 serate di manifestazione che vedeva a contendersi il titolo Le Contrade di Pietrasanta. E devo ammettere che anche lì ho sentito delle canzoni carnevalesche, perché di questo si tratta, decisamente importanti. E anche lì ho notato tra gli autori ci sono molti viareggini. Diciamo che lo Sprocco pesca tanto tra gli autori di Viareggio, cioè quasi un buon 70% sono autori viareggini, anche perché loro poi per regolamento solo gli autori possono essere esterni, invece gli interpreti proprio delle canzoni devono essere esclusivamente di Pietrasanta. Alessandro, chiederti qual è la canzone di carnevale che preferisci potrebbe metterti in difficoltà, visto che fate una manifestazione con le canzoni del carnevale. No, io ho la fortuna perché la mia preferita è proprio Come un coriandolo, e quella è fuori già dall'anno scorso, perché noi andiamo a toccare gli ultimi 94 anni di storia canora del Carnevale Viareggio, quindi a differenza del Festival Burlamacco che propone le novità e noi incitiamo tutti a seguire il Festival di Burlamacco, ecco, noi andiamo a recuperare la conoscenza, la scuola di quello che deve essere il ricordo per aver memoria di un tesoro che non si deve perdere. È questa la funzionalità che deve avere Canzonissima di Carnevale, e per questo si incita la gente a ricordare, a non dimenticare, a portare avanti questi tesori in maniera tale che la bellezza sta durante l'anno, sentire la gente che fischietta e canticchia sotto l'ombrellone le canzoni del Festival di Burlamacco e di Canzonissima. Quindi la storia va avanti, ecco, il futuro è garantito se iniziative collaterali alle sfilate dei corsi mascherati nascono continuamente, ecco. Certo. La Fondazione Carnevale ha una grandissima responsabilità nel garantire la costruzione dei carri e fare le sfilate, poi ci siamo sempre detti tutti, poi che la città partecipi durante la settimana creando eventi, chi crea il suo veglione nel proprio locale, chi fa un evento di qui o di là, ecco, i pazzi dei carnevalari hanno inventato il Festival di Burlamacco, i pazzi che hanno inventato Canzonissima creano un qualche altra cosa, ecco, non diciamo seguite il nostro esempio, però che ognuno faccia il suo, significa che, come si può immaginare, ognuno mette tasca in mano alle proprie tasche, al proprio portafoglio. Esatto. Se poi arrivano gli sponsor, come fortunatamente qualche sciagurato che crede in noi lo troviamo, però ecco, la città sta dimostrando anche questo, che si può fare anche qualcos'altro e si può andare avanti. La storia del carnevale va avanti anche con queste iniziative. Certo. Chi invece non crede in noi, Brunello, perché non ci danno un solo centesimo e rischiamo di mettere tutti gli anni male al portafoglio, è la storia della canzonetta. Siamo rimasti in due compagnie, a Burlamacco 81 e Carnevale d'Arsena Show. Il problema sono gli spazi, non... e i costi. No, i costi, certo, certe scelte non sono certo... scelte da noi, gli spazi per provare, un pochino più di accesso ai teatri con meno penalità finanziarie, perché
Noi ce la mettiamo tutta. Io vorrei ricordare la compagnia del Carnevale d'Arcena Sciona, sono circa 20 persone e tre volte la settimana e a volte anche di più siamo lì a provare, a cercare poi il risultato finale, oltre tutto quello che si ricava che va in beneficenza, ma la nostra soddisfazione è sentire ridere il pubblico, sentire quella sera lì che stiamo divertendo e ci stiamo divertendo. Certo. Cerchiamo spazi, il teatro Ienco parte, non riparte, è pronto, non è pronto, per noi vorrebbe dire tanto. E questa dovrebbe essere una delle priorità del ritorno del sindaco del Ghingaro, cioè proprio restituire nuovamente all'uso della città il teatro Ienco. Vi ricordo che la compagnia Carnevale d'Arcena Show andrà al teatro Caruso a Torre del Largo il prossimo 4 marzo con inizio alle 21:15 lo spettacolo. Però vedo che c'è Andrea Mazzi che ci chiede ancora la linea della cittadella. Vai Andrea! Massimo, riprendo la linea dalla cittadella con Jacopo Allegrucci. Questa sera hai portato fuori il tuo carro per fare cosa? Allora, no, è da oggi pomeriggio che è fuori. In pratica abbiamo provato la movimentistica con i ragazzi che domenica saranno ai movimenti. Abbiamo sistemato, abbiamo messo insomma i fermi. E niente, stiamo provando l'impianto musica, le luci, insomma guardiamo un po' che... Diciamo che per domenica sia tutto pronto e tutto funzioni al meglio. Sei soddisfatto del tuo lavoro? Sì, sì, sono soddisfatto. È venuto come, diciamo, l'avevo con testa che venisse, sì, che insomma, va bene. È completo a questo punto? Sì, diciamo quasi, manca proprio pochissimo. Vediamo che ci sono tanti movimenti, anche particolari. Sì, sì, c'è il movimento della parrucca che è abbastanza un movimento nuovo, un po' diverso. Poi c'è la signora che accavallerà comunque le gambe, sicché anche quello è un movimento che credo che non si sia mai visto al Carnevale Viareggio. Poi comunque movimenti abbastanza classici, rotazioni, leve, poi ci sarà un movimento anche del ventaglio, praticamente aprirà il ventaglio si sventolerà, sì, che insomma diciamo c'è un bel po' di movimenti, sì. Quindi dopo tanti mesi siamo arrivati alla conclusione, quali sono le tue emozioni? Ma sai, io il carnevale per me è fare il carro del carnevale, sì, che la mia emozione è ora, queste serate qui, queste giornate qui diciamo sono le giornate più intense, le giornate più belle. E domenica è una battaglia, una guerra, perché comunque è una questione anche psicologica, deve funzionare tutto, devi dare udienza a un sacco di persone, le maschere, i movimentisti, devi stare attento che tutto vada bene. Perché diciamo, il mio carnevale finisce quando esce il carro dal baraccone del carnevale, no dall'anga, dal baraccone del carnevale. Baraccone, grazie Massimo, a te la linea. Grazie, ringrazio ancora Andrea Mazzi, ma soprattutto ringrazio la Fondazione Carnevale che ha permesso appunto all'ufficio stampa ed a Andrea Mazzi di realizzare per noi questo collegamento in diretta. Alessandro, parliamo di Canzonissima di Carnevale, cioè abbiamo 1:58 prima di chiuderci. Quest'anno siamo alla seconda edizione e non sarà come lo scorso anno al Caffè Margherita. No, sarà al Caffè Liberty, ingresso gratuito, quindi... La partecipazione sarà anche più agevole, ecco perché ci siamo spostati, perché l'ambiente è più ampio e c'è la possibilità anche di ospitare le scenografie che ci regalano i fratelli Cinquini, quindi si crea il divertimento in uno spazio più consono. Il Caffè Margherita che ci ha ospitato è un ristorante, quindi le difficoltà di Riccardo Zuccone nell'ospitarci erano... evidenti. Ci spostiamo di pochi metri in un ambiente storico, l'ex Caffè Savoia, dove all'interno possiamo festeggiare. Caffè Savoia. Beh, la storia è quella, quindi ricordi, sicuro, sì, sì, cioè, sui due timpani davanti ci sono le cifre. Prima di prenotarlo è andato a cercare. Non sarei andato certamente in un caffè qualsiasi, ecco. Caffè Mazzini, no. Caffè Giubbe Rosse, no. Perché no, sono... sarebbe stato più difficile. Quindi questo sarà anche un leitmotiv di quei momenti in cui insieme a Umberto Cinquini impazzeremo e già, perché Umberto Cinquini sarà il momento satirico della... Più lui di me, sicuramente. L'anno scorso io sono serio, lui no. Fu una cosa divertentissima, te le ricordi? Divertentissima, perché lui è comico, cioè lui fa le figuracce, quindi giustamente ecco, no, quando parla è ridicolo. E quindi ecco, i momenti divertenti devono essere, partendo da un presupposto,
la cosa bella del carnevale è essere autoironici, certo. Perché se non ci fosse l'autoironia le persone sarebbero già siamo vestiti di grigio in questo momento, sì. Però nel senso anche chi si veste di grigio poi la giacca e la maglia se la toglie, chi fa il presentatore deve anche saper far ridere in altri momenti, perché sennò che vita brutta sarebbe la tua, Massimo. Invece ecco, dobbiamo ridere di noi stessi e lo facciamo anche cantando le canzoni vecchie, cantando le canzoni nuove, quindi ecco 39 canzoni, 38 cantanti, 2 bambini, quindi il divertimento è assicurato. Nella pausa pubblicitaria ti abbiamo visto telefonare al Politeama, come sta andando? Che ti hanno detto? Sta andando bene, erano un po' alterati. Perché sei qua. Sì. Uli Maior, Minor, c'è da leggere la canzone pubblicitaria. Tra poco ci andrà. Facciamo un brevissimo stacco pubblicitario. Eccoci di nuovo in studio con i nostri ospiti che sono Luca Bonuccelli, Alessandro Santini, Stefano Nari e Brunello Barzottelli, rispettivamente il Festival di Burlamacco, canzonissima di Carnevale, membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carnevale e autore e regista o coautore e coregista dello spettacolo, della canzonetta che andrà in scena il prossimo 4 marzo al Teatro Caruso di Torre del Lago, che si intitola, questa è la locandina, fra Chiappallo, Pelallo e Coscello. Io pensavo che si dicesse e Coscello, invece no, è Coscello in via regina. È Coscello. Via regina arcaico questo qui. Arcaico con delle sfumature camaioresi. Anche Coscello. Io non c'entro nulla. Sei di Camaiore. Io non dice, al Lido non si dice. Come si dice? No, si dice Coscello. E prima ci dicevano, ma sei sicuro che si chiami Caffè Savoia? Certamente, confermo, nella maniera più assoluta. Nei due timpani, nel fronte del locale ci sono le cifre in oro, ma CS, che si chiami Caffè Repubblica, Savoia. Smentisco questo, ecco, il refuso storico, naturalmente garantisco il nome pregio. Luca, quanto lavoro c'è dietro questa manifestazione e da dove arrivano i cantanti? Ma allora, i cantanti sono un po' della nostra zona, quindi sono quasi tutti di Viareggio. Poi spesso e volentieri anche nelle scorse edizioni ci sono stati anche autori che venivano anche da fuori, quindi diciamo che c'è un buon mix tra Viareggio e dintorni, comunque nelle zone limitrofe. E lavoro è grande perché siamo in tanti, siamo solo di persone tra volontari del movimento dei carnevalari, cantanti, autori, gli interpreti e poi tutti i corpi di ballo che poi sono a seguire delle canzoni, siamo sulle 150 persone solo coinvolte nello spettacolo. Poi dopo ovviamente c'è anche tutto il sottobosco, no? dei fan sfegatati, no? Magari di un cantante o di un autore che ci segue. Insomma, è una bella famiglia, una gran bella famiglia, e la cosa bella è che comunque tutti gli anni, ad esempio una settimana fa abbiamo fatto una cena all'osteria di Burlamacco insieme a tutti gli autori e i cantanti e abbiamo un po' festeggiato, no, questo inizio del carnevale, e è stato un pre-festival, un modo per rivederci, conoscere i nuovi, quelli che sono arrivati quest'anno e fare gruppo, perché poi alla fin fine, al di là, no, di chi poi vincerà il titolo di canzone ufficiale, di chi vincerà il Burlamacco di Cartapesta, proprio perché di Cartapesta è un premio comunque simbolico, di alto valore simbolico per noi, vince il carnevale. Certo. Stefano, che cosa succederà allora sabato con l'apertura del carnevale e a che ora comincia la festa? Allora, la festa inizia intorno alle 15 e hai detto bene te, è concepita proprio, è stata pensata come una grande festa. Abbiamo cercato di coinvolgere diciamo le migliori eccellenze viareggine e versiliesi, e poi abbiamo un appendice anche fuori Alpe, perché abbiamo una banda svizzera che viene a festeggiare qui 20 anni della sua nascita, ha scelto proprio Viareggio, ha scelto il carnevale Viareggio, quindi appunto partirà tutto alle 15 con due momenti, e una prima sfilata che partirà da Piazza Mazzini fino al canale, alla passerella di Tito del Molo,
E qui avremo, ecco, come grossa novità, proprio per valorizzare al massimo le mascherate isolate, abbiamo una prima uscita di quasi tutte le maschere isolate. Abbiamo fatto praticamente... Ah, quindi si vedranno in anteprima, sì, quella in sera? In anteprima abbiamo fatto un invito, non potevamo, diciamo, obbligarle a livello di regolamento, perché c'era un bando biennale e quindi non era prevista questa uscita, però... abbiamo proprio fatto un invito nell'ottica di valorizzare al massimo e catalizzare un giorno l'attenzione su queste nuove leve. E quindi hanno risposto quasi tutti, quindi siamo veramente felici di partire con loro. Poi avremo gli sbandieratori del Palio dei Micci di Querceta, che bello sono campioni italiani. Bello spettacolo, quindi, quello. Cioè, abbiamo preso appunto dei campioni italiani. E avremo nel frattempo, sempre alle 15, partirà dalla Torre Matilde invece una cosa molto particolare, che saranno delle canoe e dei dragon boat, delle grosse canoe, su cui prenderà posto anche Burlamacca Ondina e la Miss Carnevale appena eletta, e sfileranno diciamo lungo il canale fino orientativamente al triangolino, per poi tornare indietro e sbarcare lì alla passerella. E quindi qui... Bello! Sì, questo è, diciamo, questi due momenti. Questo di giorno, di pomeriggio, quando c'è ancora alle luce? 15, alle 15. 15. Questo è inizio alle 15. Poi, diciamo, intorno alle 16 e un quarto, 16 e 30, tutto questo corteggio partirà dalla passerella per arrivare poi in Piazza Mazzini. A questo corteggio, oltre a Burlamacca, Ondina e tutti i partecipanti che saranno mascherati delle canoe, si unirà il gruppo delle Tartarughe Lente. Motociclisti, e sono circa una trentina, e poi ci sarà una carretta diciamo legata al progetto che stiamo portando avanti con le scuole, e quindi sarà veramente un coinvolgere a tutto raggio anche il discorso della partecipazione delle scuole, quindi come progetto didattico il carnevale. Quindi tutto questo grande corteggio partirà per arrivare poi in Piazza Mazzini. In Piazza Mazzini nel frattempo è partito sempre alle 15 lo spettacolo, quindi cerchiamo di dare tre momenti di questa grande festa che poi sfocerà nell'alza bandiera. Ci sarà due DJ, diciamo, che sono via Reggini, ma oramai sono famosi a livello internazionale. Uno è il DJ Andrea Paci, che tra l'altro parteciperà tra pochissimo, presenterà il Festival di Burlamacco, e poi la DJ Paola Paul. Quindi quindi musica garantita anche per questo. Musica dalle 15, ci avremo i carri in miniatura, sempre un circuito studiato lì in Piazza Mazzini. E poi dopo partirà uno spettacolo di una band fantastica, praticamente anche per andare un attimino nel progetto che si sta avviando via Reggio sulla raccolta differenziata, sul diciamo rifiuti zero. Abbiamo una band che praticamente suonano solo con strumenti costruiti da loro di materiale che andava riciclato. Riciclato. Bello, sì. Bello. E tra l'altro sono musicisti a livello nazionale. Ci abbiamo Rick Hudson, che era uno dei tempi di Video Music dei due. Ah, sì, non ricordo. Poi per il bassista della banda Bardot e tanti altri musicisti di questo livello. E poi ci sarà un 20 minuti dell'esibizione di una scuola di danza sotto la guida dell'Anna Rosa Petria, che anche lei è una coreografa a livello molto nazionale. Molto brava, certo. Sì. Brunello, c'è la musica nel vostro spettacolo? Sì, c'è la musica. Saranno vari
passaggi, lo dicevo, sulle canzoni dei Beatles riadattate a situazioni via Regine. Le pecche di Viareggio. Pecche di Viareggio. Io nella commedia ho fatto in maniera che per una volta tanto non si parlasse tanto del Lucchesi, anzi forse non se ne parla proprio. Però sono andato, perlomeno ci ho provato, a cercare le nostre zone, Camaiore, Pietrasanta, Massarosa, la nostra Versilia, in maniera che una volta poi passata come canzonetta con le giuste aggiustature, la possiamo presentare poi come commedia. Esatto. È una buona idea, commedia, a Pietrasanta, Massarosa e altrove. Massarosa al Manzoni, Camaiore, l'Olivo. Bello. Vediamo se... Certo. Intanto Andrea Mazzi, prima di chiudere questo terzo blocco, ci chiede la linea. Andrea, con chi sei? Con Franco Malfatti siamo alla parte del colore, giusto? Siamo alla parte più bella, forse, quella dell'emozione che diamo alla gente. Cerchiamo di trovare delle cose nuove, sperimentiamo cose che magari abbiamo in mente da tanti anni. Che cosa ti ha dato questo carro? Ormai siamo alle battute finali. Ma per ora mi aspetto tante cose, ecco, nel senso che no, è un carro che va visto fuori, nel senso non è un carro di modellatura, sì c'è qualcosa di interessante, però è di effetto, sicché la speranza è di avere qualcosa fuori che mi dia anche a me emozioni. Quali sono le tue emozioni di queste ore, di queste giornate? Ma le emozioni sono quelle prima di tutto del sole, guarda, veramente è una cosa, sto facendo la danza del sole tutti i giorni. E poi tutto il resto viene da sé, il carnevale ha bisogno della cornice, ha bisogno della gente intorno, sicché il carnevale da se stesso, il carro non conta nulla, il carnevale lo fa la gente. Bene, allora praticamente qui cosa ci manca da fare ora al carro? Praticamente devo passare io questa magia di colore ora e sperare che tutto vada bene e aspettare poi il corso. Hai studiato qualcosa di particolare per il corso notturno? Sì, no, quello già le luci sono messe, perché essendo una cosa un po' spaziale praticamente mi si prestava già avere già al primo corso parecchie luci. Allora farai nottate queste ultimi giorni? Le nottate le faccio lo stesso, anche se avessi finito starei qui lo stesso proprio con lui fino alla fine proprio. Grazie Andrea, grazie a Franco Malfatti, vincitore di un primo premio. In che anno, signori, forza? La memoria pecca sul carnevale. Si sta invecchiando. Va bene, facciamo ora un brevissimo stacco pubblicitario e poi andiamo all'ultima parte della nostra trasmissione dedicata all'apertura del carnevale 2017. Ultima parte della nostra trasmissione, riprendiamo subito perché Andrea ci chiede la linea. Vai Andrea, un attimo soltanto. Riprendiamo la linea dalla cittadella del Carnevale, sono con Roberto Vannucci, anche lui ormai ha le battute finali per la realizzazione del carro. Sì, ormai siamo agli ultimi ritocchi, anche se insomma c'è qualche cosa ancora da definire, però diciamo che le cose più importanti le abbiamo tutte realizzate, il carro è perfettamente funzionante, quindi siamo fiduciosi della prima, perché la prima per quanto mi riguarda è sempre la più importante, perché un carro deve colpire fin dal primo corso. Hai già fatto le prove dei movimenti? Abbiamo fatto le prove di movimenti, l'abbiamo sganasciato come si dice a Viareggio, perché è bene sganasciarlo per vedere se funziona tutto, se poi tiene alle sollecitazioni, perché una bestia di queste dimensioni qui ha delle sollecitazioni molto forti. Qualche numero sulle dimensioni? Qui si parla di uno sviluppo di 14 metri, di 8 metri di altezza, è stato composto con 400 peli singoli di cartapesta, con quasi 150 forme di pelo, ci è andato qualcosa come 150 litri di vernice per pitturarlo, quindi un carro grande è anche un carro costoso, quindi è un carro impegnativo, speriamo di fare una bella figura in passeggiata. Tu sei soddisfatto del tuo lavoro? Ma io sono sempre soddisfatto del mio lavoro, perché io mi ritengo un fortunato a fare questo mestiere, quindi un carro un anno può riuscire, un anno non può riuscire. La gente non ci crede, ma chi mi conosce bene non ci penso mai al premio, penso solo a divertirmi. Se mi diverto è il premio più bello. Che cos'è per te il carnevale? La mia famiglia è stata la storia, perché noi dal 49
i Vannucci sono sempre presenti con carri di prima categoria, quindi siamo la storia del carnevale in un certo senso, no? Quindi il carnevale per me è vita, ma più che altro io prima di tutto sono un viareggino, che poi ho avuto la fortuna di essere un carrista, quindi il carnevale è vita, è un mese che ti fa star bene, no? Ti trasforma, no? E poi per me è diventato un lavoro, però più che altro una grandissima passione, e quindi io sono già contento. Sono già arrabbiato perché ormai manca pochi giorni, quando si apre il portone il carro non è più mio ma è di tutti, e perderò un po' qualcosa di me ogni anno. Bene Massimo, ti restituisco la linea. Grazie Andrea, complimenti a Roberto Vannucci. Alessandro, voi avete un'orchestra che suona per Canzonissima di Carnevale? I CD. Orchestre si chiama Orchestra CD. Anche voi Orchestra CD? Eh sì, Orchestra CD. È economica, perfetta. Suonano bene, Quando sbaglio sporca, si ricomincia. Come direbbe a Luca? Un inquino ogni sporca, ventilate una nuova del mio coraggio. Senti Luca, come di tradizione il Festival di Burlamacco guarda sempre alle persone o alle associazioni che sono meno fortunate. Quest'anno che cosa farete? Quest'anno abbiamo deciso di portare avanti per la prima volta un progetto che avevamo già sposato l'anno scorso, e abbiamo deciso di portarlo avanti anche quest'anno, anche perché è legato a una realtà molto importante qua di Viareggio che è ancora poco conosciuta. Si chiama Associazione Aurora e opera all'interno della Casa dei Piccoli. Sono dei ragazzi fantastici che fanno un lavoro veramente importante, perché gli vengono affidati minori in condizioni disagiate, specialmente soprattutto bambini molto molto piccoli, addirittura appena nati, che vengono levati dei nuclei familiari che purtroppo hanno delle difficoltà, hanno delle grosse difficoltà o hanno dei problemi giudiziari pesanti. Certo. Quindi è veramente una realtà importantissima per la nostra Viareggio, e quest'anno sposiamo un progetto all'interno di questa realtà, che è della Casa dei Piccoli, su un bambino di 4 mesi. Un bambino appena nato che ha diversi problemi, che purtroppo è stato abbandonato dalla madre, è stato abbandonato un po' da tutti, e gli vogliamo dare una speranza per avere un futuro, o comunque per avere una speranza di vita. Certo, veramente. Complimenti. E noi siamo solo i fautori, diciamo, adottiamo questo progetto e canalizziamo poi tutti i proventi che ci arrivano su questa realtà. Però veramente il plauso va fatto a questi operatori che fanno un lavoro. Io ci sono stato anche una giornata intera con loro e fanno un lavoro meraviglioso, perché stanno dietro a questi bambini e gli danno veramente una speranza per il futuro. Certo. Un'altra bella realtà è quella del Carnaval d'Ars & Show, perché anche voi, i vostri proventi, tolte le spese, vengono dati in beneficenza. Sì, va tutto in beneficenza. Al Sacro Cuore, sì, io ai poveri vecchi e poi alla casa di riposo, alla casa famiglia di sì. Giovanni Paolo II, se non sbaglio, è quella, vero? Esatto. Parlavi dell'orchestra, ecco, noi per fortuna ce l'abbiamo, l'orchestra, sono circa 18 elementi o 20, salvo il vero, tutti ragazzi in gamba, veramente bravi, preparati, che si sono messi a disposizione anche lì, tutto gratis, capitanata da Gianni Cortopassi, e ragazzi veramente in gamba, gente che viene, si mette a disposizione, fa le prove, e il risultato è straordinario, perché poi insomma l'orchestra fa la differenza. Eh beh, certo, l'orchestra fa la differenza. È veramente giusto, un plauso a questi ragazzi. Bravo. Sui Rioni sappiamo il ritorno, anche l'anno scorso ci fu una festa, ma fu diversa. Il ritorno alla grande del Carnaval d'Arsena quest'anno. Sì, diciamo che c'è comunque quest'anno una pianta abbastanza organica dei Rioni, riparte. C'è il Rione Marco Polo che va il primo, se non sbaglio, vero Rione Marco Polo? Sì, va sul secondo corso di Carnevale. Poi abbiamo appunto comunque
qualcosa legato a bambini alle scuole a Torre del Lago, sempre sabato 11, quindi sempre sul secondo corso. Ci abbiamo un grande ritorno, la Croce Verde. Ah, ritorno. Che va a coprire tra l'altro il domenica 19, quindi il 18 c'è il corso, il 19 ci sarà una grande festa in Piazza Mazzini, e cioè c'è una sfilata che va a confluire poi in Piazza Mazzini, quindi pomeriggio e sera, grande festa della Croce Verde, è veramente un gradito ritorno. E poi abbiamo il giovedì grasso, tradizionalmente confermato per la vecchia Viareggio. Grande chiusura del carnevale di Viareggio e grande festa della Darsena con i suoi 5 giorni, dal venerdì al martedì grasso. Quindi, quest'anno lo ricordiamo che il carnevale si terrà nel periodo canonico dal 5, sì, da, diciamo, inaugurazione il 4 febbraio, il primo corso il 5, chiusura il 28 febbraio, martedì grasso. Quindi martedì grasso ritorna alla chiusura del carnevale secondo le tradizioni. Alessandro, voi le vostre date di inizio di Canzonissima di Carnevale? Leggo perché io non ricordo mai. Allora, iniziamo lunedì, subito lunedì prossimo, quindi il 6-7, 13-14, 19, il 20 e il 21 e poi chiudiamo il 6 di marzo. Quindi tutti lunedì e martedì, tranne la chiusura del martedì grasso, quindi noi saltiamo la settimana dopo, quindi noi chiudiamo il 6 di marzo, quindi diciamo un mese di carnevale lo copriamo, sono 7 serate, iniziamo con lunedì 6 febbraio e chiudiamo a fine con marzo, quindi insomma ce ne sarà da vedere, da sentire, speriamo che ci sia da ridere, perché è gratuito. Se è gratuito, accettate le stupidaggini che dirà Umberto Cinquini. Vabbè, io cercherò di limitarlo. Ma perché ti scagli così con Umberto Cinquini? Perché è il mio alter ego. Il divertimento sta proprio lì. Ah, beh, sicuramente. È un amore odio. Vi do questa aneddoto. L'ho chiamato l'altra sera. Dovevo portargli un vassoio di paste che una pasticceria regalava. Ho detto, le porto a Umberto che sicuramente sarà a lavorare. Erano le 9:30 di sera. L'ho chiamato e era già a letto a dormire, cioè è un nonno Umberto ormai. Ormai è un nonno. Quindi, insomma, cercheremo di svegliarlo per le serate di Canzonissima. Primo corso, apertura a che ora? Alle 15. Alle 15. Il secondo corso lo stesso, il terzo sarà in notturna perché parte alle 5 del pomeriggio. Parte alle 17, sarà un lungo corso di 4 ore, quindi si terminerà alle 21, poi ci sarà i fuochi, poi un grande spettacolo. E quindi, che è di sabato sera, tra l'altro. Sì, sabato sera, esatto. Quindi sarà dopo, una gran festa. I fuochi ci riserranno poi anche chiaramente il 28. La serata di chiusura con la proclamazione dei vincitori. Con la proclamazione dei vincitori. Certo. Brunello, un'ultima domanda. Siete pronti già con lo spettacolo? State ancora... Stiamo limando le ultime cose, le posizioni. Cominciamo a prendere posto sul palco. Insomma, siamo in retta d'arrivo. Bene. Per ricordare, la prevendita è all'Osteria di Burlamacco e a Darsena, via Coppina del Cro Darsena. Il biglietto è 10 euro, siamo rimasti attaccati ai 10 euro, anche se qualcuno paventava ad aumentarlo. 10 Niente. Euro e... Con i tempi che corrono. Con i tempi che corrono. Va bene, venite a trovarci, venite a vederci che certo. Il risultato del divertimento è assicurato. Prima di salutarci richiamiamo Andrea che si trova alla Cittadella per noi. Andrea, mi senti? Grazie Massimo, dunque si chiudono i nostri collegamenti qui dalla Cittadella del Carnevale, come vedete sono ore di intenso lavoro e sono ore in cui si sono tutti concentrati per gli ultimi ritocchi in vista della sfilata di apertura di domenica prossima e dunque vi restituisco la linea da una cittadella accesa e funzionante. Cittadella attesa e funzionante, e quindi non ci resta che aspettare domenica mattina con l'uscita dei carri. Te ci vai all'uscita dei carri la mattina? Sono nella squadra corsi, ci alziamo presto alle 7 di mattina, alle 8 siamo già in Cittadella. Anche te ci vai all'uscita dei carri? Se non ci vado mi picchia mio papà e mio nonno mi viene a casa a prendermi, anche lui nonostante. È un appuntamento irrinunciabile per i viareggini, quindi. Sì, sì, sì. Brunello? Brunello, io sono nonno di 3 gemelli.
due femmine e un maschio che hanno 10 anni. Sono nati il giorno di Befana, Aurora, Giulia e Leonardo. Quindi ti tocca. Gioco forte. Gioco forte. Bene, io ringrazio i nostri ospiti per questa trasmissione, per la partecipazione a questa trasmissione. Luca Bonucelli, che ha ritardato la sua partenza per andare al Politeama. Ora torno in teatro. Ora torno in teatro, esatto. Sì. Ringrazio Luca Bonucelli, ringrazio Alessandro, ringrazio Stefano e ringrazio Brunello. Grazie. Buon carnevale a tutti, perché ci vedremo la prossima settimana quando il carnevale è già iniziato. Buon proseguimento di serata, arrivederci.